terminata domenica scorsa, 12 luglio, all'agriturismo La Fonte di Belforte del Chienti, l'11ª edizione della Sagra dell'Oca Arrosto e Festa della Grebbiatura. 3 giorni di festa vissuti all'insegna del divertimento e della buona musica, e tutto accompagnato dai produttori tipici del territorio. Vediamo com'è andata. Queste 3 giornate di festa sono iniziate venerdì 10 luglio con una gara di briscola e poi con un gruppo musicale e di balli per arrivare in serata. Praticamente noi facciamo queste 3 giornate e io siamo arrivati all'11ª edizione. E ogni anno l'elemento fondamentale che vogliamo dare è quello dello stare insieme, di ritrovarsi, che era un po' una volta. Quello che siamo, si lavorava con tanta fatica, però. E poi c'era anche il bello dello stare insieme, del ritrovarsi. Quindi non era tanto le finalità di uno come magari si vive oggi, queste finalità che poi ripercorre dappertutto, si ripercorre. Invece era proprio ritrovarsi, lavorare e vivere l'esperienza anche proprio dell'amicizia, della bontà, della collaborazione. Quest'oggi che ha visto trattare diversi argomenti. Ci hanno chiamato per, come diciamo, rappresentanti qualificati, tra virgolette, per la famiglia, in quanto la nostra associazione raggruppa famiglie che hanno questa particolarità di essere più numerose delle 7, e siamo in Macerata e rappresentiamo questa associazione a livello regionale, che è diffusa su tutto il territorio nazionale. Quest'anno 2014 abbiamo fatto il decennale di questa associazione, che è cominciata
dall'incontro di due padri di famiglia nel bresciano si è diffusa in tutta Italia. Mettiamo l'elemento della domenica sulla tavola rotonda per raccogliere un po' la sintesi di tutte le nostre aspettative. Quest'anno allargata anche la famiglia. Quest'anno l'abbiamo allargata anche la famiglia e abbiamo avuto appunto una relazione di una famiglia numerosa. E, diciamo, ha completato un po' il quadro, famiglia, scuola e ambiente, agricoltura e tutto questo. Ci ha augurato sempre il colonnello Lavrezzi, che viene da 20 anni, e diciamo che parla poi della meteorologia. È un'amicizia che si è maturata negli anni e che continuiamo ancora e ci fa veramente onore e piacere. Con te il colonnello Francesco Lavrezzi, direttamente da Rai 1. Allora, colonnello, 11 anni di festa, tante edizioni, quelle a cui hai partecipato. Sì, è vero, sono tanti anni, però è sempre nuovo. Cioè, i contadini sono un po' come i marinai, hanno sempre nuove mete, nuovi, diciamo, traguardi da coppia, quindi ci aggiorniamo sempre. Poi soprattutto il tempo, c'è sempre qualcosa di nuovo. Quest'anno fa caldo, l'anno scorso non c'era freddo, quindi ci aggiorniamo sempre. Sono passati 11 anni, però sono sempre cose nuove. Parlando di previsioni meteo, questa estate è iniziata nel migliore dei modi con il caldo che è arrivato anche qui nella nostra provincia. Come proseguirà? Io sapevo che mi faceva una domanda difficile. Come proseguirà? Beh, è difficile dire. Intanto vi dico che da qui alla fine del mese, parliamo sempre di luglio, continuerà a far caldo. Abbiamo queste belle alte pressioni, anche l'anticiclone africano, quindi dopo un lieve calo che abbiamo avuto alla fine della scorsa settimana, le temperature riprenderanno a salire. Saranno buone notizie queste? Non lo so, per chi fa, diciamo, il contadino non so se più di tanto, perché lavorare la campagna con il caldo non è piacevole, però per chi va in vacanza, ci sono tanti i nostri amici che andranno in vacanza in questo periodo, soprattutto al mare, sarà una buona notizia. Ancora bel tempo e caldo fino alla fine del mese. Poi ad agosto viene inviato con la mia delega, viene portato a casa, viene inviato con una serie, qui vediamo, non so se tipo Rossini, un mezzo 10. Gli altri mezzi che vediamo quali sono? È un trattore, quello del 1944, è un L45 che ne sono stati prodotti 1800 esemplari, è 45 fino a 56. Sono fatta da tanti anni, lo dicevamo poco fa, qui dalle nostre parti, e che richiama sempre tantissima gente. Sì, tantissima gente, più che altro gente non anziana, però che ha vissuto, forse giovane, capisce, e se non ha vissuto non può capire quello che era la vita di una volta veramente nei campi, della trebbiatura in particolare, che durava un mese, perché si aiutavano fra vicini. Vediamo qui alle nostre spalle, è uno dei mezzi caratteristici della trebbiatura. Era una trebbiatrice del 1944, costruita da Rossini di Macerata, e questi ne sono stati costruiti circa 25 esemplari di questa. Ma ancora qui sentito, ma sono dei progetti seri e veri, che io ritengo siano progetti legati alla vera agricoltura. La vera agricoltura non è quella legata al fotovoltaico per l'agricoltore per fare soldi per un determinato periodo, ma lavorare della propria terra, della propria e anche quello si possa continuare ad andare avanti. Siamo con Giancarlo Bettucci, coordinatore regionale per quanto riguarda le Marche delle famiglie numerose. Mosse soprattutto da problemi economici, non di altro, perché hanno visto nell'associazione qualcuno, qualcosa che speravano che potrebbe